Live Social. Buonasera amici di Live Social e bentornati nel nostro salotto. Siamo sempre qui per tenervi compagnia insieme alle passioni e ai mestieri dei nostri ospiti raccontati tramite le loro storie. Abbiamo qui con noi Francesco Luciani, che è il presidente dell'Associazione Museo Ferroviario di Suno. Ciao Francesco, tutto bene? Ciao, ciao, ciao a tutti, tutto bene, grazie. Allora Francesco, raccontaci un po' innanzitutto da quanto tempo sei il presidente dell'Associazione Museo Ferroviario di Suno? Io sono presidente da sempre, da quando è stata fondata. L'associazione è nata nel 2006 e ha visto l'effettiva apertura al pubblico del museo nel 2013, perché tutto il tempo intercorso dal 2006 al 2013 sono stati gli incartamenti e la ristrutturazione della stazione appunto di Suno, che è sede del nostro museo. E siamo un'associazione fatta tutta di volontari, un'associazione no profit, quindi non abbiamo scopo di lucro e quindi dobbiamo fare tutto con i mezzi che abbiamo e col tempo che abbiamo, perché ognuno ha impegni propri e lavori propri, insomma. Comunque dal 2006, quindi ciò implica che c'è stato anche un bel lavoro prima, perché poi avete aperto nel 2013, e se sei il presidente da sempre immagino che l'idea sia nata anche da te. Sì. L'idea è nata da me, da chi poi mi ha supportato, perché avevamo nel tempo raccolto molto materiale, essendo tutti appassionati del genere ferroviario, e ci siamo a un certo punto trovati a dire ok, è troppo, nel senso non era più godibile, ognuno nelle proprie abitazioni, finché poca roba uno se lo mette nella vetrina, lo vede. Quando diventa troppo materiale poi finisce a essere solo un mucchio di scatole in una cantina. E allora abbiamo fatto in modo di renderlo godibile, fruibile da chiunque, dargli una seconda possibilità a tutto questo materiale e poterlo raccontare. Ma tu sei sempre stato appassionato dell'argomento? Sì. Nonostante che non sono figlio di ferrovieri come tutti mi chiedono, è una passione che è nata da sola così, sì. E allora, io vengo nel tuo museo, cosa mi devo aspettare? Allora, nel mio museo ti puoi aspettare di vedere tante cose curiose, alcune che magari uno non si aspetta. Abbiamo molti documenti ferroviari molto interessanti, abbiamo quelli che sono modelli e modellini, quello che si aspetta è che magari piacciono un po' più ai bambini o alle famiglie. Abbiamo una ricca collezione di divise e cappelli. Oh, che bello. Quindi anche divise negli anni. Sì, divise ovviamente messe tutte in ordine cronologico, da come si vestivano molto tempo fa fino alle ultime divise in utilizzo, di diverse amministrazioni, non per forza solo italiane. Certo. E abbiamo la ricostruzione di una carrozza di terza classe con le panche in legno, la ricostruzione di un banco di comando di una locomotiva elettrica, una vecchia locomotiva elettrica ormai dismessa. Cioè abbiamo creato degli ambienti per poter far toccare con mano a chi viene a vedere quello che era il treno. Potersi sedere su queste panche, poter sedersi davanti al banco di manovra di una locomotiva e poter provare a muovere il tutto. Abbiamo cercato di rendere la visita il più interattivo possibile. E infatti ti stavo appunto dicendo, ma quindi c'è anche una parte interattiva, estremamente interessante. E quindi la domanda è anche, mi nasce un po' spontanea, nel senso, è diviso tematicamente o cronologicamente? Allora, le sale sono tematiche e all'interno della sala, dove c'è una cronologia, è diviso in maniera cronologica. Quindi tutte e due, perfetto. Sì, esatto. Ottimo. E, cosa riserva il futuro per voi? Allora, abbiamo diversi progetti in essere, abbiamo dei progetti invece che sono lì nel cassetto che stiamo coltivando. I prossimi sono, finalmente abbiamo recuperato un piccolo mezzo ferroviario che ci permette di essere un museo un pochino più tecnico e uscire da quello che eravamo un museo storico, che stiamo ristrutturando grazie proprio all'aiuto dei volontari. E si punta sempre di più all'interattività, quindi sì, in qualche modo all'esperienza fisica. Sì, perché poi questo mezzo non sarà solo esposto, ma permetteremo alla gente di poterci accedere, salire, vedere come si stava all'interno. Sarà esposto appunto nel cortile della stazione.
abbiamo avuto a disposizione ulteriori locali adiacenti alla stazione, dove faremo ulteriori ambienti per poter ampliare quella che è la nostra storia da raccontare, quella che è la collezione. Ci sarà una parte un po' più grande dedicata al modellismo, perché è quello che piace un po' di più, sì, alle famiglie e ai bambini, e che ci piace coinvolgere, perché comunque il treno, come dice Pozzetto, è sempre il treno. Allora Francesco, diamo anche tutti i tuoi contatti per tutti gli interessati all'ascolto. Allora, il telefono è 347 30 24 628. Esatto. Vi trovate in via 25 aprile 70 Suno, in provincia di Novara, quindi mi pare presso la stazione ferroviaria, giusto? Presso la stazione ottimo ferroviaria, ottimo luogo. Certo, molto contestualizzato. E il sito è museoferroviariosuno.it. Vi troviamo su Facebook, Instagram e dicevi anche Twitter, vero? Sì, esatto. Come Museo Ferroviario di Suno, e via mail per ogni informazione museoferroviariodisuno@gmail.com. Esatto. Perfetto. Francesco, vuoi salutare qualcuno, aggiungere qualcosa? Questo è il tuo momento. Saluto sicuramente tutti i volontari e collaboratori del museo e li ringrazio sempre per il lavoro che stanno svolgendo al museo. Perfetto, grazie mille Francesco, è stato un piacere stare in tua compagnia questa sera. Grazie a te, ciao. Live Social.